In 30.000 hanno gremito a Paravati nel giorno della festa della mamma, che per tutti i fedeli è il giorno dell'omaggio a Mamma Natuzza e che quest'anno è coinciso con il 30° anniversario della nascita della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, tanto cara a Natuzza. In 30.000, per confermare la fede nella mistica di Paravati, da tutti ormai è ricordata come una santa, alla quale rivolgersi oggi così come a lei ci si rivolgeva quando era in vita e mai negava una parola di conforto, una carezza, anche solo quel suo dolce sorriso dalla tenerezza commovente. In 30.000, per sentirsi dire quello che ancora non si può dire, per rispondere ad una domanda che ormai da tempo tutti si pongono. Sarà mai Santa Natuzza così come il popolo dei fedeli vuole? Può ancora la Chiesa ignorare questo trasporto di fede e di speranza e rimanere bloccata in appastoie burocratiche che rallentano un cammino che non può interrompersi, lasciando tutti i fedeli in trepidante attesa? Può la Chiesa rimanere indifferente dinanzi a tanto amore disinteressato, a tanta professione di fede nel nome di Natuzza? Il Vescovo, Monsignor Luigi Renzo, che non può non sentire l'appello dei fedeli che nel nome di Natuzza si riuniscono ormai in tutto il mondo nei cenacoli di preghiera, ha colto l'occasione di questo giorno di ricorrenza per chiedere ancora pazienza e spiegare che per quanto straordinaria sia stata la sua vita e la sua spiritualità, alla congregazione della dottrina della fede permangono diversi dubbi e perplessità che, ha aggiunto, sto cercando con i denti di risolvere. Tra il brusio dei fedeli, inevitabilmente delusi, ha quindi rassicurato: certamente ci riusciremo, ma ci vuole tempo e pazienza. E solo allora i 30.000 pellegrini provenienti da ogni angolo della penisola, giunti in occasione della festa della mamma e del 30° anniversario della nascita della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, tanto cara a Natuzza, si sono lasciati andare in un caloroso applauso, questo sì, carico di speranza e di fede, verso quella Chiesa che ancora ritarda l'annuncio più atteso. Questa è stata la giornata di Paravati che, iniziata la mattina con la processione per le vie del paese della statua della Madonna nelle sembianze di Giovinette, così come appariva alla mistica, si è protratta sino a tarda sera con i pellegrini in visita alla tomba di Natuzza, situata nella cappella vicino alla casa per anziani Monsignor Pasquale Colloca.